Giulia non piacciono le tisane, anzi, non, da quello che so, non le beve proprio, non le ha mai bevute quasi, anzi. Oppure, boh, cioè, a meno che tu mi contraddici, dici che è una sua caratteristica della Giulia, ma non mi pare proprio, quindi. A parlare è Filippo Turetta, il quasi 22enne che lo scorso 11 novembre ha ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Si tratta di un messaggio vocale che il ragazzo ha inviato ad alcuni amici qualche settimana prima dell'omicidio di Giulia. I due parlavano del regalo per la laurea che Giulia avrebbe dovuto sostenere qualche giorno dopo la sua scomparsa, seduta alla quale non si presenterà mai. Nell'audio mandato in onda in esclusiva ieri sera nel corso della trasmissione Chi l'ha visto su Rai 3, si sente la voce di Filippo che cerca in tutti i modi di avere un controllo su Giulia. Filippo dice in un'altra telefonata che Giulia non ha le idee chiare su cosa voglia in vista della laurea. Non sa cosa voglia le venga lanciato, ad esempio. Poi dobbiamo considerare che sarà tra 3 o 4 settimane, quindi sarà freddino. Poi mi diceva che comunque pensava che un evento che succede una volta nella vita è speciale, quindi qualcosa di divertente come coriandoli e farina. Nel corso della trasmissione sono stati rivelati anche altri messaggi che Turetta ha inviato alla sorella di Giulia, Elena Cecchettin, che mostrano l'ossessione del ragazzo per l'ex fidanzata. Nei messaggi Filippo chiede alla sorella dell'ex di farle accendere il cellulare. Alla richiesta Elena risponde con un secco no e poi un dalle un attimo di respiro. Lui poi sbotta. Di respiro da cosa? Mi aveva promesso che mi mandava qualche foto e video della giornata. I messaggi forse servono a fornire elementi per l'accusa di stalking. L'avvocato Nicodemo Gentile ne aveva parlato sostenendo che avevano causato nella ragazza uno stato d'ansia, come testimoniato anche da alcuni messaggi inviati dalla ragazza alle amiche, in cui affermava di sentirsi in colpa perché avrebbe voluto allontanarsi dall'ex fidanzato, ma aveva paura che lui potesse farsi del male. Intanto il ragazzo, mentre continuano le indagini, resta nel carcere di Verona.